essere inizialmente è stata pensata per Lotto, quindi portare fuori dal contesto loretano il cosiddetto ciclo loretano appunto di Lorenzo Lotto, che sono questi 7 dipinti, 7 degli 8 che Lorenzo Lotto lasciò al santuario prima di morire. E poi così c'è stata l'idea di accostare finalmente, come non era mai stato fatto, le opere rimaste, quello che è rimasto degli affreschi di Pellegrino Tibaldi dalla Cappella di San Giovanni della Basilica, strappati e ora nel Museo Pontificio, accostarli appunto a queste opere di Lorenzo Lotto, semplicemente perché nessuno aveva studiato un possibile così coinvolgimento, qualche eco, no, dell'opera dell'uno nell'altro, visto che hanno condiviso almeno un paio d'anni tra il 1500, fine 1553 e 1555 nel cantiere della Basilica di Loreto. Quindi questo è, diciamo, ci sono alcuni elementi che non ci sono documenti che dicano cose particolari circa un rapporto tra questo giovane Pellegrino Tibaldi, 26enne, e ultra settantenne Lorenzo Lotto. Proprio questa differenza di formazione, la differenza d'età così evidente, credo che renda interessante per il visitatore appunto osservare le singole opere dell'uno con quelle dell'altro, e così anche una certa libertà nel trovarvi, no, richiami, ecco, come io ho cercato di fare, insomma, almeno per alcuni elementi, ma è una ricerca aperta, appena iniziata, quindi.